Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video qua su The Crew Zoo. Quest'oggi siamo qua sotto casa perché voglio andare un attimo a vedere che cavolo è sta roba. Drivers wanted, dettagli. Ok, cercasi guidatori. Distanza breve. Vabbè, proviamo a farlo dopo comunque. No, quest'oggi voglio andare ad acquistare un nuovo veicolo. Andiamo su veicoli. No, qua sono i nostri. Su catalogo, scusate. Andiamo. Vabbè, mettiamo la cura, per esempio. Raggiungi il quartier generale. Andiamo un attimo a farci un veicolo. Perché ho guardato tutti quelli che ho, li abbiamo quasi tutti personalizzati. Andiamo a prenderne uno un po' meno costoso. Vediamo che riusciamo a farci. Allora, vediamo un attimo qua. La cura non mi sembra una cattiva idea. Mi è sempre piaciuta. Che cavolo è? Qua tutte ricompense Summit. Allora, se vi ricordate, stavo guardando una. La Saline. Ma questa è easy, easy, sì. È Street Race. Hypercar vorrei dare un occhio. Adesso guardiamo prima di tutto qua in fondo cosa c'è. Volevo vedere tipo una Cabrio. Dato che non ne abbiamo ancora avute di Cabrio. Adesso vediamo. Allora, qua la Bugatti. Mamma mia, se costa. Dodge Mustang. Potente questa. Però ne abbiamo già alcune simili. L'Eclipse Star Edition. Carina. Vabbè, qua c'è la Porsche 911 Speedster. Hanno aggiunto l'Honda M8. Infiniti, carina. Ah, la i8. Invece andiamo sulle supercar. Oh, la Jesko. La Jesko ce l'abbiamo. Aspetta che non mi ricordo. No, non ce l'abbiamo. Costa troppo. Allora, è una delle più potenti. Qua abbiamo una Bugatti. La Vetour Noir. Ah, non è la Divo, è proprio diversa. La Gemera. Bella, bella. Qua la versione, una versione un po' modificata, la 106, 110. Allora, beh, ragazzi, che ve lo dico a fare? Dobbiamo prendere una Cabrio. Prendiamola. Avete capito? La McLaren. Vediamo se c'è qualcos'altro che mi ispira. Questo che cavolo è? Maserati Alfieri Concept. Mai vista. È un concept, appunto. Bella questa Corvette. Questa ce l'abbiamo già. È la più scrausa delle auto che abbiamo vinto. Vabbè. Dai, ragazzi, andiamo a buttare via tutti i nostri soldi. Anche se questa non sarebbe malaccio, però. Voglio la Cabrio. Eccola qua la Cabrio. La Cabrio che fa per noi. Anche se per 1,7 la Senna. Beh, ragazzi. Allora, così scendiamo di 3. Arriviamo a 500.000. Così uguale. Cosa dite? McLaren Senna o la 720 Spider? No, dai, andiamo sulla 720 Spider. Colore. Sta bene l'arancione, però questo contrasto con l'azzurrino mi ispira. Belli cerchioni, allora. Questi li fanno più grandi, quelli sottili, però andrei quasi quasi su questi altri qua, un po' stella. Anzi, no, questi. Questi qua. 1.600.000 crediti se ne vanno dopo ore e giornate di gioco. Se ne vanno. Allora, eccola qua. Colore, possiamo andare a farlo tipo cromato. Però no, mi piace di più. Beh, non è malaccio. No, lasciamo il suo classico. Livrea lascerei perdere. Direi di andare su pezzi decorativi e iniziare a configurarcela. Non vorrei farla troppo aggressiva, eh. Lasciamo quello, paraurti.
Quasi questa me la lascerei anche stock, sapete? Adesso vediamo un po' cosa c'è. Un po' di carbonio ce lo metto. Non troppo, non voglio farla troppo appunto cattiva. Infatti continuerò a guardare un po' la stock, allora. È tipo una cosa così, ci può stare. Così è base. Ok, magari rimettiamo le parti di in carbonio. Però la lasciamo così com'è. L'azzurrino glielo mettiamo. Vabbè, lasciamolo così. Carbonio. Ah, 16.000. Poi, paraurti anteriore. L'abbiamo fatto. Di qua. No, è troppo carbonio. Ci sta bene questo, ma è più bello con le due presettine lì. Allora, parafanga anteriore. Abbiamo iniziato col carbonio. Direi che finiamo anche col carbonio. Magari solo sopra. No, dobbiamo continuare la linea davanti, alla ruota. Cerchioni li abbiamo già fatti. Colore pinza, un arancione. Bello. Così va in contrasto. Specchietti. Allora, abbiamo questi. Aspetta che non mi dispiace neanche questo. Lasciarli. Vabbè, vediamo dopo. Vediamo. Minigonne. Vabbè. Giustamente gliele facciamo. Non so se lasciare questo qua classico o fargli anche il rialzino dietro. Nel dubbio. Davanti c'è, vero? Adesso non vedo. Cavolo. Davanti ce l'abbiamo sicuro. No, ma sapete che quasi quasi ci sta bene così. Magari vediamo di fargli un qualcosina senza minigonne, dai. Parafango posteriore. Ah, guardate qua. Beh, è bello anche così, con l'azzurro. Cosa cambia da questo a questo? Ma qua è azzurro così. Dall'1 al 3. Ah, no, no, la voglio anche cabrio, scusate. Teniamo cabrio. Lasciamola così. Il tono posteriore. Bello in carbonio. Non sarebbe male. Però fa troppo ca... No. No. Voglio farla un po' in carbonio, ma non troppo. Solo un po' davanti e un po' dietro. Allora. Beh, questo non è malaccio. Scarichi belli. Se ci fosse con quegli scarichi. Però con questa configurazione non sarebbe male. Allora. Peccato che facendo così mi fa il diffusore color. Vabbè. Vabbè, ragazzi. Cioè. Cosa cambia qua? Oscura un po' di più. Oscuriamola di più allora. Il diffusore sotto azzurrino non mi ispira. Gli interni lascerei classici suoi. Invece andiamo su Vanity. Non voglio mai esagerare un po' troppo. Quindi se troviamo delle gomme un po'. Ok, classiche. O anche le slick. Queste non sono male. Oppure no. Quelle lì lasciamo perdere. Mettiamogli queste. Sono semi slick. In realtà queste sono slick. Però dai, andiamo su strada. Gli lasciamo queste. E siamo a posto. Abbiamo configurato la nostra auto. Andiamo a buttarci sulle prestazioni. No, le ho finite. Le ho finite, ragazzi. Le ho appena eliminate, mi sa. Ecco qua la nostra cabrio, la nostra prima vera e propria cabrio. Allora, facciamo questo evento, come avevo detto. Vediamo che. Allora, missione privata, deporre quest'ordine a destinazione. Va bene. Vediamo dove. Che consiste. Sapete che forse lo scarico, anche se non fosse stato blu così. Aia, ah, yeah. Andiamo.
va bene lo stesso perché non si vede neanche tutto l'auto. Ok, ci sto riprendendo sulla mano a giocarci. I freni a mano che sono una roba impressionante. Beh, la velocità ne ha. Salta. Qua in fondo. Sì, a destra, scusate. PS, no, Fedex. Fermati. Oh, la crociera. Non so se è una cosa a tempo questa cosa. Dare il carico a destinazione. No! Mannaggia. Mi è mancato un po' del crew, Questa cosa delle auto in mezzo alle strade, no. Sono davvero soltanto trafficate le strade. Da sfruttare. Perfetto. Guardate che belli gli interni. Mamma mia, che figata. Ok, l'abbiamo distrutta. Fine missione. Bella queste missioncine, raggiungi il punto, porta questo ordine a destinazione, ok. Finita, finita qua. Quindi non è che abbia recuperato il valore dell'auto. Vabbè, beh, vediamo che... No, magari non è, pensi che ci serva. L'estate mio inventario mi sembra che non ci interessasse. Però vabbè, almeno riusciamo a fare i pezzi che ci mancano. L'auto l'abbiamo distrutta, praticamente sembra la carta di alluminio. Proprio distrutta. Ditemi un po' che ne pensate ed ora andiamo a farci una garetta. Vediamo un po'. Street Racing. Ecco, vediamo cosa manca. Ah, queste qua. Questa. L'auto è ancora distrutta. Perfetto. Oh, aprici il cancello. Particolari questi caricamenti, comunque. Solo su questo gioco li ho notati. Tipo entrate in un gabbiotto e rimanete lì finché non è pronto. Sul ghiaccio. What? Che cavolo è sta cosa? Ehi, rallenta alla fine della galleria. Ti aspetto sulle curve prima del tornante. Si sente che ghiaccio, sì. Rallenta prima della galleria. Ma siamo sempre su quella sorta di circuito dello scorso video. Mai visto. Andiamo. L'auto praticamente... Sì, l'auto più azzeccata che potessi utilizzare. Autocabrio in mezzo alla neve. Neve e ghiaccio. Ah, ma sapete che magari non è ghiaccio. Cioè... Perché la pista è la stessa. Secondo me c'è la neve, la pista è bassa. Perché il clima è invernale. Non è sempre ghiacciato. L'auto va dove vuole. Ok, andiamo. Ah! Allora, un giro, sono tre giri. La cosa che non mi piace troppo, le gare a giri le faccio sui video. Cioè sulle piste, su Formula 1, su 7 corsa. Questi giochi qua preferisco vai da un punto a un altro punto. Perché, vabbè, magari due giri ci sta, ma tre con una rottura. Mi rompo parecchio fare tre giri. Soprattutto su queste piste. Cioè, per carità, non sono malaccio, sono pure larghissimo. Però... qua prima andiamo dritti. Sì, l'auto non gira.
io adesso qua inizio già a farla, troppo anticipata. Ok, dai. Ditemi anche che ne pensate di questa. Personalmente, come guidabilità fino ad ora, vabbè, era meglio l'altra, la Vulcan dello scorso episodio, perché vabbè, è un'auto da pista, ci stava meglio. Però anche questa non è malaccio, già. Non è fatta per gare su pista, cioè non è fatta per gare su pista quanto lo è la Vulcan. Però è divertente questa, che vi drifta, magari è solo perché c'è la neve. Non se riesco stavolta a non prendere il muro. Ok, dai. Quasi finita, in teoria adesso qua tornantone e poi inizia il turno. Ok, l'abbiamo innevata tutto quanto. Ah, anticipo troppo questo. Dai. E speriamo che ci pagano, ma più che altro che ci diano i pezzi oro per la nostra auto. In teoria dovrei rifarmi un po' tutte le gare a difficoltà più alta, così che mi danno sempre più pezzi. Ciao Lara, vince un evento Motorflix. Non ce ne andate, pezzi oro. Vabbè, basta che ce ne diano tre eventi, poi l'importante. Cioè, l'importante è quello, poi il resto conta meno. Eccoci qua, vediamo un po' se riusciamo a togliere un po' di neve. No, beh, è tutta un'altra cosa, così senza neve. Voglio tanto pulirla per fargli la foto. No, è un'altra cosa, era per la neve che faceva schifo. Magari un pelo più lenta, però va da Dio. Guardate come tiene le curve, bellissimo, non slitta nulla. Tanto questo 350, vabbè, freno anche. Bella, mi piace. Sono davvero soddisfatto. Ecco, magari rivaluterò la parte posteriore. I freni belli, il colore delle pizze. Rivaluterò la parte posteriore. La parte lì in carbonio, magari ci sta la minigonna sotto in carbonio. Sì, ci potrebbe stare. Però guardate che linea. Un'auto davvero spettacolare. Io spero che questo video, ragazzi, vi sia piaciuto. Se così fosse, vi lascerò un bel like, commentare, condividere il video e iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Noi ci vediamo prossimamente con un nuovissimo video. Ciao a tutti e alla prossima.